Il Paradiso delle Signore, trama puntate dal 14 al 18 gennaio 2019. Le nozze turbolente di Nicoletta. Nuova settimana e nuovi colpi di scena per tutti i fans del Paradiso delle Signore. Il fatidico giorno di matrimonio tra Nicoletta e Riccardo si avvicina, ma il Guarnieri non sta attraversando affatto un bel periodo a causa del suo problema di dipendenza dai farmaci. Marta e Vittorio lo invitano a dire tutto a Nicoletta, facendolo riflettere sul fatto che non riuscirà a nasconderlo per sempre. Al Paradiso delle Signore, Vittorio organizza una tombolata per le sue clienti, mentre Clelia viene fortemente turbata dall'arrivo di un biglietto che le informa che il marito è a Milano. La capocommessa è talmente scioccata che valuta anche la possibilità di partire. Riccardo confida a Nicoletta i suoi problemi con gli ansiolitici e la Cattaneo non la prende affatto bene. Tra i suoi pensieri c'è anche quello di annullare completamente il matrimonio, ma Marta riesce a farla desistere. Salvatore si trova in una condizione che non riesce più a nascondere ad Elena i suoi sentimenti per lei e finirà per baciarla. Ludovica cerca di approfittare del momento molto delicato di Riccardo e cerca di fargli cambiare idea sul matrimonio. Gli procura addirittura gli ansiolitici in un momento di crisi del giovane Guarnieri, ma non solo è disposta a fare ben altro. La situazione è molto delicata, tra misteri e tentazioni. Come si svilupperà? Nicoletta ha saputo dei problemi di salute di Riccardo e non è convinta se andare avanti con le nozze. Intanto Ludovica cerca di approfittarne. Anche questa settimana il Paradiso delle Signore riserverà grandissime sorprese. Nicoletta è ormai quasi pronta al suo matrimonio, anche se la situazione di Riccardo è sempre più preoccupante. A seguito di un incidente del giovane Guarnieri, Vittorio e Marta vengono a conoscenza delle sue problematiche e cercano di convincerlo a confidare tutto a Nicoletta. Clelia viene turbata da un mazzo di fiori che le viene improvvisamente recapitato e che le avvisa del fatto che suo marito è a Milano. Salvatore non riesce più a tenere per sé i suoi sentimenti per Elena e la bacia. Lunedì 14 gennaio 2019. Il matrimonio di Nicoletta Cattaneo ormai è alle porte. La signora Adelaide vuole essere sicura che l'abito da sposa sia perfetto e si reca personalmente a constatarne la qualità del lavoro svolto da Agnese. Anche al Paradiso delle Signore c'è fermento. Vittorio infatti sta organizzando una lotteria per le sue clienti. Irene viene assunta in sostituzione di Nicoletta. Luciano porta la notizia dell'incidente a Riccardo. Martedì 15 gennaio 2019. Marta e Vittorio si precipitano a casa da Riccardo dopo aver saputo dell'incidente. Lì scoprono che ha problemi di dipendenza da farmaci e dopo un attimo di stupore cercano di farlo ragionare per confidare tutto a Nicoletta. Sarà quasi impossibile per lui, infatti, tenerlo nascosto alla futura moglie. Al Paradiso delle Signore, a seguito della lotteria organizzata da Vittorio, le Veneri si adoperano per la vendita dei biglietti. Clelia vede avverarsi tutti i suoi sospetti e le sue paure dei giorni scorsi. Riceve un mazzo di fiori con un biglietto che la informa che suo marito è a Milano. Riccardo incontra Nicoletta in caffetteria.
mercoledì 16 gennaio 2019. La notizia che suo marito è a Milano mette in confusione Clelia, che non sa come comportarsi. Non sa se affrontarlo o addirittura fuggire. È Luciano a convincere la capocommessa a parlare con l'uomo per vedere che cosa vuole. I problemi di dipendenza di Riccardo sono ormai noti a tutti tranne che a Vittorio, al quale Nicoletta e Silvia decidono di non dire nulla per il momento. Salvatore non riesce più a nascondere i suoi sentimenti per Elena, sempre più impegnata tra lavoro in caffetteria e lezioni private ai bambini. Giovedì 17 gennaio 2019. Sono ore di forti incertezze per il matrimonio di Riccardo. Nicoletta, infatti, è molto infastidita dalle bugie del suo futuro marito sui suoi problemi di salute e sta pensando di annullare tutto. Ne parla con Marta, che riesce a convincerla a non mandare tutto all'aria, dato anche il momento difficile dell'uomo in questo momento. Al paradiso delle signore, la lotteria viene vinta da Agnese, che però decide di non ritirare il premio per paura delle possibili conseguenze di un fatto accaduto in Sicilia qualche anno prima. Ludovica procura dei medicinali a Riccardo in una vera e propria crisi di astinenza. È anche preoccupato per il suo matrimonio. Proprio mentre Nicoletta arriva a casa Guarnieri per comunicare che vuole andare avanti con le nozze. Venerdì 18 gennaio 2019. Riccardo cede l'avance di Ludovica e finisce per trascorrere una notte d'amore con lei proprio in prossimità delle sue nozze. Lo stesso Guarnieri riceve una lettera che lo lascia un pochino esterrefatto. Anche Salvatore decide di lasciare Milano perché si sente in colpa del bacio che ha dato ad Elena. Intanto Vittorio regala al figlio i gemelli che indossava lui il giorno delle sue nozze. Arriva il tanto atteso giorno e al suo arrivo in chiesa Nicoletta si incontra subito con Ludovica. Le nostre anticipazioni sul paradiso delle signore terminano qui. Riuscirà Ludovica nel suo intento di ostacolare il matrimonio tra Riccardo e Nicoletta? E come reagirà la Cattaneo quando verrà a sapere del tradimento del suo futuro marito? Riuscirà Clelia ad affrontare a viso aperto il suo consorte? Continuate a seguirci per non perdere tutte le anteprime e scoprire cosa ci riserveranno i protagonisti del Paradiso delle Signore nei prossimi appuntamenti pomeridiani di Rai 1. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.